Ecco, guardando quell'aereo che passa adesso, mi viene in mente Aznavour, il famoso cantante francese, che ieri ha preso il suo volo meraviglioso per andare oltre questa realtà. Ecco, ma la cosa più importante che fa ricordare, o ha fatto ricordare ieri dopo che le radio hanno trasmesso le sue canzoni più belle, è proprio il fatto che evidenzia come ieri le canzoni erano veramente meravigliose, avevano un significato, raccontavano una storia di vita, raccontavano la vita. Ecco, ti caricavano il cuore, la mente, caricavano i sentimenti, ogni parte di ciò che è la vita che vivi o che vivevi. Ecco, è un po' diversamente da quello che succede oggi, con un confronto abbastanza semplice, che quando le senti molte di quelle canzoni che trasmettono la radio oggi sembrano un po' quelle dello Zecchino d'Oro, sì, o forse quelle dello Zecchino d'Oro anche migliori, visto considerato che erano dei bambini a cantarle. Ecco, la differenza tra ieri e oggi, che come tante altre dimostrano che ciò che è stato ieri è stato il periodo più bello che gli uomini hanno avuto da quando sono sulla Terra. Già, forse qualcuno là in cima ha voluto darci qualcosa di meraviglioso. Sì, probabilmente, prima della fine di questo assurdo e tremendo buio mondo, anche quando splende il sole come oggi. Sì, una giornata meravigliosa, stupenda, imprevista, visto considerato la bufera o le bufere di acqua e di vento che ci sono in parti d'Italia e non solo. Ecco, questo per evidenziare che cosa? Aznavour, un cantante, come tanti altri cantanti di prima che cantavano la vita. Cantavano, sì, perché tutti avessero la gioia di vivere, la consapevolezza che la vita è un meraviglioso sogno, sì, perché Aznavour è scappato dal suo paese, povero, in guerra, e si è ritrovato alla fine, a 94 anni, ad aver vissuto un meraviglioso sogno chiamato vita. E ora là, in cima, sorriderà, sì, pensando ciò che abbiamo perso, dimenticando il sogno di ieri e cantando, come dicevo prima, delle canzoni oggi che sembrano quelle, puntini puntini, sì, di una vita sempre più spenta, come dimostrano le cronache di ogni giorno, dove i padri o le madri si uccidono entrambi, uccidendo i propri figli. Ecco, come dire, un altro grande personaggio di ieri è partito, sì, che ha lasciato la terra più povera, con meno poesia e meno gioia di vivere.